Salve fratelli, salve sorelle, non bianconeri perché oggi non ci sono colori calcistici, non c'è fede calcistica, c'è solamente da avere eh, rispetto e memoria, memoria e far sì che la memoria di certe cose non si perda. Eh, parlo soprattutto ehm, ai più giovani. Io capisco benissimo che si viva oggi in un mondo eh, Ipertecnologico dove è difficile leggere soprattutto per le, per le nuove generazioni viene molto difficile le nuove generazioni leggere e documentarsi, per questo il mio appello è, ehm, è, è chiaro: io vi prego, giovani, documentatevi se non avete voglia di leggere, eh, visto che siete tanto sul web, traete spunto dal web da YouTube stesso. Eh, guardate dei film, documentatevi, perché la storia non si perde, perché dovrete portare avanti voi la memoria di certe cose quando eh, la mia generazione e le altre non ci saranno più. Voi dovrete essere portavoce della memoria, portavoce portavoce di questi eroi, eroi come fu eroe Giovanni Falcone. Sono 28 anni giusti dal Dall'omicidio suo, di sua moglie, degli agenti di scorta, insomma dalla strage di Capaci alla quale seguì 57 giorni dopo quella di Via D'Amerio, dove perse la vita il suo eh, amico, fratello, fraterno collaboratore Paolo Borsellino. Ecco, dobbiamo, dobbiamo far sì che non si perda la memoria. A me non frega niente delle visualizzazioni, ragazzi. E questo video sarà una grandissima vittoria se lo vedranno 10 persone che avranno memoria e che insegneranno ad altre 10 ad avere memoria e quelle magari insegneranno ad altre 10 ad avere memoria e quantomeno a documentarsi perché non dobbiamo mai dimenticare quello che accadde, non dobbiamo mai dimenticare gli eroi come fu Giovanni Falcone. Come fu Paolo Borsellino, eh, come furono Il Generale Dalla Chiesa, eh, Rocco Chinnici, Peppino Impastato. Non dobbiamo perdere, dobbiamo tramandare la storia di quello che accadde. Per questo consiglio ragazzi ai più giovani: eh, andate a vedere cosa successe, andate a vedere come fu tradito Falcone, come fu lasciato solo dallo Stato e condannato praticamente a morte. Andate a vedere i suoi funerali lo strazio, eh, lo strazio della vedova schifani della gente della vedova della gente di scorta e la gente eh, che giustamente giustamente in chiesa gridava i politici che, che che entravano mano a mano gridava assassini assassini che la gente si rendeva conto che falcone eh, sarebbe stato ucciso che fu ucciso fu ucciso come fu non e manualmente, magari fu Brusca eh, Giovanni Brusca a, a premere il tasto per conto di Totorina. Manualmente, ma la vera mano fu un'altra e, e lo sappiamo tutti che lo Stato condannò a morte Falcone. E, e per questo io dico: documentatevi. Se non, se non, ripeto, se non avete voglia di leggere, eh, guardate qualche bel film. Guardate I Cento Passi. Eh, la storia di Peppino impastato. Guardate 100 giorni a Palermo. Guardate, guardate gli speciali. Oggi ce n'è uno bellissimo pomeriggio su Rai 3. Tutto il pomeriggio oggi vuole Rai Storia. Sky, un po' un sacco. Ci sono un sacco, un sacco di canali eh, dedicati, eh, dedicati a quello che accadde 28 anni fa. Eh, ripeto, voi che comunque maneggiate con il web, esplorate, fatevi un'idea e tramandate tramandate a chi non sa insegnate a chi non sa insegnate cos'è un eroe perché gli eroi gli eroi che non si sono piegati non si sono piegati nonostante tutto gli hanno dato la vita per noi per la nostra libertà per la nostra libertà eh, ricordo ancora eh, tra filmati di archivio e vari insomma eh, Paolo Borsellino che Diceva dopo la morte di Falcone, seppur distrutto, devo fare in fretta, devo fare in fretta il tempo perché si sentiva un condannato a morte. Si sentiva un dead man walking. Se sapeva ho poco tempo. Ho poco tempo. Eh, cominciò a interrogare, a interrogare, a interrogare più testimoni possibili, più pentiti possibili. Perché sapeva che il tempo era poco e così fu. Eh, ragazzi, bisogna eh, bisogna onorare questi eroi e, onora, e onorarli come non dimenticando e insegnando agli altri, insegnando a chi non sa, insegnando come non ci si piega, come si può vivere in funzione di un ideale per la libertà altrui, per la giustizia. Questo questo ha fatto Giovanni Falcone, eh, ha fatto Paolo Borsellino e tutti gli eroi, tutti quegli eroi che hanno dato, hanno dato la vita, la vita per la nostra, per la vostra libertà. Per questo ragazzi mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, portate, in, portate la memoria sempre con voi, sempre con voi, perché come ho sempre detto, non c'è presente, non c'è futuro senza la storia, senza la memoria della storia, che è fondamentale. Fondamentale, ragazzi, mi raccomando, fino alla fine.